Nuove mappe con colori diversi per indicare gli orari, possibilità di pagamento del biglietto con carta di credito ed un'applicazione che consentirà all'utente di indicare la propria posizione ed ottenere tutte le indicazioni del mezzo da prendere per raggiungere la destinazione. Sono solo alcune delle novità che da oggi, 1 luglio, interesseranno il trasporto pubblico locale a Vasto. Il restyling è stato presentato in conferenza stampa dall'assessore Carlo Della Penna insieme a Paolo e Benedetta Tessitore, Antonio Baroni, rappresentanti dell'azienda di trasporto urbano. Le novità, ha detto l'assessore Carlo Della Penna, sono frutto di un intenso lavoro portato avanti con l'azienda che, di concerto con l'amministrazione, ha voluto contribuire a migliorare la fruizione dei servizi realizzando delle mappe colorate per rendere comoda e facile la lettura degli orari e dei mezzi da prendere per spostarsi in città. La principale novità è senza dubbio l'applicazione SatVasto, che consentirà di avere attraverso lo smartphone il numero del bus da prendere, il tempo di attesa e così via. Un sistema pratico e moderno. Sui mezzi sono presenti dispositivi di ultima generazione in grado di consentire al passeggero, oltre all'obliterazione del titolo di viaggio, anche l'acquisto dello stesso in contanti. A disposizione dell'utenza c'è anche materiale cartaceo per andare incontro alle esigenze di coloro che non hanno padronanza dell'utilizzo delle più moderne tecnologie.